È assai difficile individuare delle caratteristiche comuni a tutto il mondo che riguardano i futuri sistemi alimentari. Bisogna tener conto del fatto che l'umanità ha varie capacità e possibilità di nutrizione. Basterebbe pensare ai cereali che possono essere prodotti in una certa parte del mondo e che non possono essere riprodotti in altre parti del mondo. Questo è soltanto un piccolissimo esempio. Il problema è quello di individuare delle regole che valgano per tutti e che consentano a tutti una nutrizione adeguata. Quando parliamo di nutrizione adeguata, ovviamente noi ci riferiamo a quella nutrizione che garantisca una buona qualità della vita di tutti gli individui, nel rispetto della loro personalità e della loro dignità. I consigli fondamentali li hanno dati le Nazioni Unite attraverso l'approvazione dei Millennium Goals fino al 2030. Sono delle linee guida alle quali tutti gli stati dovrebbero potersi attenere, o dovrebbero fare lo sforzo di attenersi, individuando le criticità che possono essere locali e che invece, assai spesso, questo bisogna dirlo con forza, non sono locali, ma sono dovute a, diciamo così, alla globalizzazione che oggi noi viviamo come un fenomeno che è sicuramente assai positivo, nel senso che abbiamo a disposizione molte più potenzialità di quanto non le avevamo in passato, ma che può diventare anche negativo laddove finisca col diventare predatorio, il sistema finisca col diventare predatorio e soprattutto un sistema dove non esistono regole, che come continuo a ripetere, i politici dovrebbero darsi tenendo conto delle difficoltà di ognuno, ma tenendo anche conto che senza regole alle quali attenersi, le famose regole che valgono per tutti, sarà molto difficile anche in futuro salvaguardare soprattutto i beni fondamentali, l'acqua, la terra, la produzione adeguata di tutto ciò che serve all'umanità.